Un altro pilota invece che ci riguarda più da vicino, perché è un pilota campano, sta attraversando comunque un buon momento. Vittorio Iannuzzo, passato al team Squadra Italia Corse, ma andiamo a sentirlo perché Vittorio è al telefono con noi. Ciao Vittorio! Ciao, ciao ragazzi. E Vittorio, so che sei in viaggio, quindi cerchiamo di stringere un po' questa intervista. Sei passato quest'anno alla Honda della Scuderia Italia, quindi test a Portimão, però ti abbiamo visto un po' nelle ultime posizioni. È soltanto un adattamento alla nuova moto o c'è ancora qualcosa che riguarda la tua attività fisica o comunque la tua persona che devi sistemare ancora? No, assolutamente, è stato, diciamo, un po' di sfortuna a Portimão perché siamo arrivati al primo giorno di test senza mai aver provato la moto e senza mai aver fatto nessuna esperienza insieme con la squadra. Ci siamo ritrovati subito in una condizione di bagnato e purtroppo non abbiamo avuto veramente possibilità di lavorare e di capire la moto. Però questa è una condizione che purtroppo è stata un po' per tutti, sicuramente è stato solo un caso, non credo si ripeterà più. Ma c'è questa grossa differenza tra la Honda in configurazione 2009 e la Kawasaki in configurazione 2007? È una grande Ok, differenza, stiamo perfetto. parlando di due moto totalmente differenti, la Honda, io ho appena fatto dei test sabato e domenico scorso, è effettivamente una gran moto, mi diverto a guidarla, molto divertente, molto sincera e veramente una gran bella moto. Vittorio, ho avuto il piacere di conoscere il tuo nuovo team. Li saluto anche. Come ti trovi con loro? Assolutamente bene, io ho conosciuto, sono stato tutta la settimana scorsa insieme a Umberto, che è il mio capo, una persona molto dinamica, una persona che ha tanta voglia di fare, quest'anno sta puntando tanto, sta puntando molto su di me, è veramente una persona in gamba. Poi ha creato un gruppo veramente bello con dei tecnici affiatati, abbiamo dei tecnici di primo ordine che sono anche ex tecnici di squadre ufficiali, quindi per me credo sicuramente sia una grossa dimostrazione di affetto, una grossa dimostrazione di affetto e voglio ricambiare questo affetto e stima con dei risultati alla portata del team che secondo me sono risultati stati insomma nelle prime posizioni della Superbike 2009. Senti, col tuo compagno di squadra Emanuele Russo, come ti trovi? Che è campano come te? Grandissimo ragazzo, devo dire la verità, è un bravo ragazzo, anche lui sta venendo fuori, sta cercando di migliorarsi anno dopo anno, sta venendo fuori veramente bene, ho un bel rapporto, ci sono stati dei problemi in passato, però adesso veramente siamo dei grossi amici. Molti addetti ai lavori dicono che stanno aspettando te come pilota, nel senso al vertice delle posizioni, da troppo tempo. Questo 2009 per Vittorio Iannuzzo, cosa ci dobbiamo aspettare? È giusto accettare le critiche delle persone, dei giornalisti. Io so solo una cosa, che da 10 anni a questa parte l'unico pilota che fa il mondiale Superbike o comunque il mondiale nel sud Italia si chiama solo Vittorio Iannuzzo. Ha vinto una Coppa del Mondo Stock, è un pilota che è sempre stato protagonista, ha corso con team e squadre ufficiali. Quindi diciamo che questo passa. Poi se si vuol dare la colpa a magari degli anni un po' più sfortunati, questo credo che nessuno può sempre vincere, lo stesso Valentino ha dimostrato che non può sempre vincere, quindi ci sono stagioni migliori, stagioni peggiori, stagioni fortunate, stagioni sfortunate, io purtroppo ho passato un paio di stagioni sfortunate, ma sono ancora qua, mi cercano ancora, quindi vuol dire che in fondo qualcosa di buono c'è dentro di me, cercherò di dimostrarlo in questo 2009. Benissimo, allora resta con noi al telefono, ci salutiamo fuori onda perché adesso dobbiamo dare spazio alla pubblicità, ma restate con noi perché tra poco c'è ancora Star Bikers.